Siamo con Antonella Napoli, la proprietaria del bar Murè di Acicastello, che ha sposato l'iniziativa della passerella per disabili promossa da Giala SD. Come mai questo interesse per questo tipo di manifestazione? Allora, io credo che questo interesse debba far parte della maggior parte delle persone, perché purtroppo chi non ci vive non sa realmente quale sia il problema di un disabile. Il disabile viene discriminato dalle società, perché per loro un disabile deve vivere la vita di un disabile, mentre per me, per Cristiana e per Corrado questo è inammissibile. Io sono stata anche assessore ai servizi sociali 2 anni fa per il comune di Acicastello e ho visto la sofferenza dei genitori, ho visto la sofferenza di questi genitori avendo dei figli disabili e non avere le strutture per far sì che questi ragazzi possano vivere come viviamo noi. Per di più io sono affetta da sclerosi multipla, quindi in primis sulla mia pelle ho capito quanto sia importante dare dignità a questi ragazzi, a noi, perché io oggi ho la fortuna di poter parlare, di poter ancora camminare, ma ci sono persone che non possono più farlo e hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24 ed è per questo che è nato il nostro progetto. Voglio precisare che questo progetto viene sostenuto da noi, da Murè e Giala e da alcune donazioni che io ringrazio, perché i cittadini del comune dove io vivo hanno sposato questo progetto, quindi ci stanno aiutando. Però è importante che il messaggio che noi vogliamo trasmettere, che questo progetto l'abbiamo desiderato, abbiamo lottato per poterlo avere e oggi per noi è una felicità poter realizzare il sogno di questi ragazzi, queste mamme che possono accompagnare i propri figli disabili in una passerella dove possono bagnarsi, giocare e per di più dare la possibilità anche alle persone anziane, che hanno anche loro il diritto di continuare a vivere, di continuare a farsi un bagno, di poter passeggiare su delle passerelle dove non ci sono scogli, e così anche per le mamme che hanno questa gioia per la prima volta di diventare mamme, e quindi diamo la possibilità, l'opportunità a queste persone di poter quest'anno poter usufruire della nostra passerella e noi insieme a loro poter vivere questa esperienza meravigliosa. Quindi noi siamo non contenti di più, perché è come se fosse un nostro figlio che siamo riusciti a partorire finalmente. Come già detto dalla cara Antonella, Giala promuove lo sport per tutti, a tutti i livelli, a tutte le età, in qualsiasi condizione fisica o economica si trovi la persona che desidera avvicinarsi all'attività sportiva. Per questo motivo il focus dell'attività dell'associazione Giala è quella dell'inclusione. Uno strumento indispensabile e necessario, specialmente nel nostro territorio, era questa struttura della passerella per diversamente abili, per poter dare l'opportunità a tutti di godere del mare, del proprio territorio in maniera totale. E questa decisione quindi è stata una conseguenza di quella che è la nostra mission della nostra associazione. E viene dopo, e questo per noi è molto importante, dopo 3 anni di lungo lavoro, di coordinamento, di burocrazia molto molto complessa e di tanti ostacoli che siamo riusciti a gestire, e con il supporto per fortuna nel tempo che oltre Murè, che ci ha sostenuto con il supporto, l'incoraggiamento da tanti punti di vista, anche con da parte dell'ARS per esempio, che ci ha sostenuto con una donazione. I soci della nostra associazione hanno fatto delle donazioni nel corso di questi mesi, abbiamo illustrato il progetto man mano che si andava a concretizzare nei vari step, e quindi è proprio un qualcosa, come si suol dire, che parte dal basso, dal desiderio della cittadinanza, una necessità che
una volta che viene focalizzato, l'obiettivo diventa concreto per la volontà della comunità, e questa è una cosa molto importante. È un grande mio piacere adesso poterla finalmente condividere liberamente con tutti.